Tutti. Tutto Ciao. Come va? Siete bene, tutto bene. pronti per questo terzo appuntamento? Prontissimi, non vedo l'ora. Finalmente Perfetto. sì. Gianmaria, ci illustri un po' la pista di Portimão? Sì, certo. Allora, quando si parla di Portimão, generalmente si usa sempre una parola per descriverla, che è roller coaster, montagne russe, effettivamente. Sembra davvero di essere sulle montagne russe, su questo circuito. Abbiamo tantissime variazioni altimetriche, salite e discese ripidissime, un qualcosa veramente di inconsueto, di unico, se vogliamo, nel calendario di Formula 1, di nuovissimo. Il circuito di Portimão, infatti, ha ospitato soltanto un gran premio fin qui di Formula 1, quello dello scorso anno, vinto da Lewis Hamilton, che raggiunse quota 92 vittorie con quel Gran Premio. Dal punto di vista dell'Albo d'Oro, il GP del Portogallo invece ha una storia molto più ricca. È stato ospitato su ben quattro circuiti, quelli di Boa Vista nel 58 e nel 60, quello di Monsanto nel 59 e quello dell'Estoril, quello più celebre, diciamo, dall'84 al 96. Appunto, per quanto riguarda i piloti più vincenti del Gran Premio del Portogallo, troviamo a quota tre vittorie a pari merito Alain Prost e Nigel Mansell, mentre il team più vincente per quanto riguarda il Gran Premio del Portogallo è appunto la Williams. Dal punto di vista tecnico, il circuito di Portimão è un circuito da carico medio-alto o alto. Per quale motivo? Perché i rettilinei sono pochi, possiamo dire che la sezione, l'unica sezione se vogliamo, l'unico rettilineo veramente significativo della pista è quello iniziale, il rettilineo di partenza, che comunque non raggiunge il chilometro di lunghezza e quindi non è un rettilineo incredibile, lunghissimo come può essere quello di Baku. Mentre il secondo rettilineo più lungo non raggiunge nemmeno la lunghezza di 500 metri, quindi appunto è un rettilineo tranquillamente trascurabile. Per il resto, il circuito invece si configura come una pista varia, ricca di curve veloci, ma soprattutto ricca di tornanti e curve a gomito, che appunto rendono necessaria una grande accelerazione in uscita. In uscita appunto dalla curva per avere poi una buona velocità per l'allungo successivo. Per concludere, appunto, il circuito di Portimão è anche un circuito molto duro sia sui freni che sono molto sollecitati appunto per la presenza di tanti tornanti, sia soprattutto per le gomme. Le gomme per la presenza di tantissimi di tante curve veloci appunto che mettono in difficoltà la macchina, pensiamo all'ultima curva o anche alla prima curva, entrambe curve molto 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 rapide, ma mettono in difficoltà anche soprattutto le posteriori con vista la presenza di tanti tornanti, di tante zone stop and go. E è per questo appunto che la Pirelli ha deciso di portare le gomme più dure della gamma per questo evento e vedremo finalmente anche l'esordio della gomma C1 questo weekend. Un'ultima cosa, è stata aggiunta una zona DRS da curva 4 a curva 5, che è appunto il secondo rettilineo, quello breve di circa 500 metri, appunto da curva 4 a curva 5, mentre è stata scorciata la zona DRS presente sul rettilineo di partenza, che aveva causato qualche polemica lo scorso anno perché era stata ritenuta appunto troppo lunga e non aveva favorito, diciamo, lo spettacolo perché appunto i sorpassi venivano completati a metà rettilineo in pratica. Sì, hai anticipato anche appunto le dichiarazioni di Isola rispetto alle mescole che verranno utilizzate, anche perché lo stesso Mario Isola, che sappiamo essere appunto il responsabile della Pirelli in Formula 1, ci ha fatto sapere che comunque le condizioni sono molto diverse rispetto a quelle che abbiamo avuto lo scorso anno ad ottobre.
Matteo, invece te volevo chiederti, lo scorso GP, quindi un paio di settimane fa, ad Imola, diciamo che si è infiammato il duello tra Verstappen e Lewis. Voglio sentire la tua opinione. Sì, lo scorso Gran Premio, la lotta che abbiamo visto nel primo round in Bahrain, possiamo dire che si è accesa sicuramente ancora di più. Abbiamo visto Verstappen vincere e riprendersi la vittoria che gli era sfuggita per un pelo in Bahrain, e abbiamo visto una cosa piuttosto rara, ovvero Lewis Hamilton commettere un errore. Tra l'altro un errore vero, che le condizioni erano parecchio difficili, ma possiamo dire un errore da esordiente, che sicuramente non ci si aspetta da un pilota molto cinico e preciso come Hamilton. Come ha riportato il poster per il Gran Premio di Portimao, Hamilton e Verstappen sono pari sia per quanto riguarda le vittorie che le pole, quindi sono 1-1, e 1 è anche la differenza di punti che c'è nel mondiale piloti tra di loro. Quindi io mi aspetto sicuramente una grande battaglia anche questa domenica. Anche se forse anche ad Imola abbiamo visto quanto la Mercedes probabilmente sia leggermente avanti alla Red Bull per quanto riguarda il passo gara. Quindi sinceramente non saprei veramente su chi puntare per questa domenica. Hai anticipato l'incidente di Hamilton appunto ad Imola, quell'errore che è stato definito da rookie da molti, e c'è stato un grandissimo polverone rispetto alla penalità mancata nei confronti del 7 volte campione del mondo. La pongo a entrambi la domanda, nonostante sappiamo che Masi, direttore di gara, ha già chiarito che Hamilton non andava sanzionato, volevo sapere la vostra opinione. Allora, io sinceramente ho seguito abbastanza questo tema e a questo punto non, credo che assolutamente la spiegazione di Masi sia sufficiente a porre fine alla questione, nel senso che secondo me è una spiegazione soddisfacente di quella che è stato l'avvenimento. Hamilton è stato guidato dall'ingegnere su quando rientrare in pista. Un pilota può rientrare in pista come vuole, oppure in avanti, insomma, normalmente, purché non crei pericolo agli altri piloti. Ora, possiamo dire che forse il pericolo ci sia stato, effettivamente, però era un pericolo calcolato. Nel senso che se sei guidato dall'ingegnere e Masi ha detto che ha ascoltato le comunicazioni radio e ha guardato attentamente, no, tutti gli onboard, eccetera, direi che non ci sono gli estremi, secondo me, per andare a dire che doveva prendere una penalità. Anche sul fatto che Vettel stesse arrivando in velocità, c'erano comunque le bandiere gialle esposte in pista, quindi è obbligo del pilota che arriva rallentare. Quindi, dal mio punto di vista, non ha fatto niente di male, ha fatto la cosa giusta, anzi, doveva rientrare in pista, è stato guidato dall'ingegnere e non ha preso penalità. Tra l'altro, è rientrato fuori dalla traiettoria, fosse rientrato proprio al centro della pista, magari sarebbe stato ancora più pericoloso, però ecco, secondo me questo era un pericolo calcolato e quindi la FIA non dico che ha chiuso un occhio, però è qualcosa che si può fare. Certo. Sì, anch'io sono d'accordo al 100% con Gianmaria. La spiegazione di Masi è stata non chiara di più, per me nulla da penalizzare. Quando ci sono, cioè, era fuori traiettoria, e in più quando ci sono in un punto molto lento della pista, comunque, e quando ci sono le bandiere gialle, sta ai piloti rispettare quelli che sono i limiti, quindi per me non si è venuto a creare nessuna situazione di pericolo.
Certo, ragazzi, però chiaramente converrete con me che Lewis è stato fortunatissimo comunque perché rischiava di perdere tantissimi punti. Lui stesso nei giorni scorsi ha dichiarato che se avesse perso 25 punti, probabilmente il mondiale sarebbe diventato molto, molto complicato per lui. Voi che dite? Sì, Sì. questo sicuramente la dea bendata gli ha dato non una mano, ma tutte e due. Anche se, come dice il famoso detto, la fortuna aiuta gli audaci, e sicuramente Hamilton lo è. Come hai detto tu, Alessandro, hai detto benissimo, 25 punti in meno su Verstappen con una Mercedes che comunque se la gioca, non è l'astronave dello scorso anno, avrebbero avuto un impatto veramente, veramente pesante, secondo me. Sì, concordo. Ogni punto conta in questo momento e perderne 25 sarebbe stato veramente grave. Poi ha avuto fortuna, sì, ovviamente ne ha avuta tantissima con la bandiera rossa, tra l'altro causata dai suoi due colleghi, diciamo, di Mercedes, anche se uno guidava una Williams. Però comunque dopo la rimonta c'è stata, è stata anche una bella rimonta dal nono posto, mi sembra che ripartisse dal nono posto. Quindi sì, fortunato, bravo nel rimontare, diciamo forse più fortunato questa volta. Esatto, diciamo che il presente e il futuro della Mercedes hanno aiutato il buon Lewis anche per rimanere, diciamo, in corsa per questo campionato. Argomento Ferrari, volevo un po' sapere da voi cosa ne pensate, più che sul solito Leclerc, che sappiamo essere un grandissimo talento, su questo esordio ormai a due gare di Carlos Sainz. Io spero di non essere linciato, ma riprendo le parole di Binotto, ovvero quest'anno la Ferrari corre con due piloti e Sainz ha fatto ad Imola veramente una grande gara, perché non contando gli errori nelle fasi iniziali del Gran Premio, ha veramente disputato una gara molto solida. Quindi per me Sainz sta facendo un ottimo lavoro e non è tanto lontano da Leclerc quanto si crede. Sono d'accordissimo. Sainz è sicuramente il migliore fin qui di quelli che hanno cambiato scuderia, dei nuovi. Penso alle difficoltà che stanno avendo Ricciardo, Vettel, lo stesso Tsunoda, penso che ha fatto una brutta gara a Imola. E invece Sainz, subito dal primo giro delle FP1 in Bahrain, si è dimostrato vicinissimo a Leclerc, poi Leclerc quando conta, quindi all'ultimo giro del Q3 fa sempre la differenza perché ha forse proprio il tocco del fenomeno. Però bisogna dire che Sainz è stato veramente impressionante in questi primi weekend e non c'è altro modo secondo me di definirli queste prime uscite con la Ferrari, guardando anche appunto quello che stanno facendo gli altri che hanno cambiato team. Il quinto posto di Imola è stato fenomenale, poteva essere anche qualcosa di più se non avesse commesso un paio di errorini sul bagnato, forse spingeva un po' troppo in quella fase lì, però era uno dei piloti più veloci in pista, teneva tranquillamente il passo di Leclerc, di Norris, quindi penso che ormai sia già tranquillamente ambientato in Ferrari e possa dare tante soddisfazioni al cavallino già da quest'anno, perché secondo me già da quest'anno la Ferrari potrebbe riuscire a portare a casa dei bei risultati, molto migliori rispetto a quelli dello scorso anno. Esatto, anche perché con questa Aston Martin molto in difficoltà, praticamente attualmente e immagino anche per il resto della stagione, la lotta per il terzo posto nel Mondiale dei Costruttori sarà tra Ferrari e McLaren. E in questo momento, almeno secondo la mia opinione, Sainz sta incidendo in una maniera molto pesante su questa lotta, sebbene siano trascorse solo due gare, perché la differenza la sta facendo lui, al netto di un Ricciardo che in McLaren sembra comunque avere ancora qualche difficoltà.
Esatto, ragazzi, volevo commentare con voi la notizia fresca di giornata dell'approvazione delle sprint race. Infatti è stato comunicato tramite appunto un comunicato stampa che appunto ci saranno queste sprint race per il sabato. Pare che saranno, queste sono indiscrezioni, due a insomma europee, quindi a Silverstone e Monza, mentre un'altra dovrebbe essere in Brasile, Interlagos. Che pensate? Allora, è un argomento molto delicato perché qui si va a stravolgere quello che è il concetto di qualifiche che, non lo so, a me personalmente è molto caro, a me piacciono tantissimo le qualifiche. Alcune sessioni di qualifiche come quella di Imola lo scorso weekend sono state incredibili. Questo format secondo me poi funziona, quindi non so come mai rivoluzionarlo. È anche vero che sono 15 o 16 anni che è in vigore, quindi insomma è un po' di tempo. Non lo so, ecco, io sono un po' contrario a criticare le cose prima di averle viste, quindi insomma prima stanno facendo bene, diciamo, a testarlo questo format, perché poi se non funziona almeno non lo introducono in maniera ufficiale. Però ecco, sì, non riesco proprio a me le qualifiche piacciono molto, sono uno dei momenti più belli del weekend, quindi sarà un po' difficile da digerire. Poi ci sono alcune cose del sistema proposto che non mi piacciono, cioè il parco chiuso al venerdì dopo la qualifica, quando invece secondo me il parco chiuso, non so come mai l'hanno voluto inserire al venerdì dopo le qualifiche, diciamo, normali, perché resteranno con le qualifiche attuali, ma faranno la griglia della qualifica sprint, quindi non saranno più la griglia del Gran Premio. Quindi, insomma, è un po' confusionario sicuramente come format. Non lo so. Non voglio dire che non mi piace, però non sono troppo ottimista. Ecco. Poi non mi piace affatto il fatto che il vincitore della qualifica sprint prenda 3 punti, il secondo ne prenda due, il terzo ne prenda uno. Ecco. Il fatto che la qualifica dia punti, secondo me, è un errore proprio. Non siamo mica, insomma, va bene nelle categorie minori, va bene in Formula E, non lo so, però in Formula 1 secondo me non va bene la qualifica di appunti. Sì, anch'io sono d'accordo con Gianmaria. Non mi piace criticare le cose prima di vederle, ma sinceramente l'entusiasmo che ho per queste sprint race non dico sia pari a zero, ma quasi. Sinceramente, continuo a non comprendere il bisogno che c'era di fare questa manovra, sicuramente per aumentare lo spettacolo, ma. La prima domanda che mi sono posta è stata: è se vediamo una gara fotocopia di quella che poi sarà la gara della domenica, come la mettiamo? Perché diciamocelo chiaramente, il rischio c'è e soprattutto l'avessimo fatto nel 2020, cioè Hamilton avrebbe vinto il campionato dopo, non so, quattro gare, dopo in 2 weekend Hamilton avrebbe vinto il campionato, quindi. Non so, se quest'anno la Red Bull o la Mercedes d'ora in poi comincia a dominare tutte le gare, addio, insomma, qui c'è un problema. Quindi, ripeto, non mi piace, aspetto di vedere l'esordio di queste sprint race prima di parlarne nel bene o nel male, ma non provo entusiasmo verso questa scelta, un po', secondo me, un po' troppo. Diciamo che probabilmente è un ennesimo tentativo, come avete detto voi benissimo, di tentare appunto di avvicinare sempre di più appassionati alla Formula 1, un po' come, possiamo dircelo, l'esperimento insomma con Netflix, che ha poco a che fare con la vera e propria Formula 1, ma è proprio un'americanata.
Volevo chiedervi anche, avete già parlato più o meno di questo, cosa ne pensate di Lando Norris? Abbiamo visto la bellissima gara che ha fatto domenica, anche la qualifica era stata davvero eccezionale, peccato che ha commesso quel piccolo errore che gli ha, cioè, insomma, gli ha fatto compromettere il suo giro. Norris ha cominciato il campionato con il botto. Sinceramente non mi sarei mai aspettato di vederlo davanti a Ricciardo, ma soprattutto con questo gap, perché comunque ad Imola Norris era su un altro passo rispetto al compagno, quindi veramente, veramente bravo. Si vede che ha cambiato un po' quella che è la sua mentalità nei weekend, perché ora è molto più aggressivo. Negli scorsi anni, 2019-2020, tentava il sorpasso solo quando la chance di successo era praticamente dal 90% in su. Invece ora ha azzardato qualifica e ne ha pagato le conseguenze. Poi in gara ha avuto un po' di fortuna e ha guadagnato un meritatissimo podio, secondo me. Veramente una grande gara, e sia la McLaren che Norris stanno crescendo. Sicuramente dalla seconda metà di stagione crescerà anche Ricciardo, perché sappiamo benissimo che anche lui è un grandissimo pilota, ma per il momento l'uomo su cui punta la McLaren sicuramente è Lando. Sì, sottoscrivo tutto quello che hai detto. A me sinceramente ha sorpreso perché io dopo lo scorso anno un po' cominciavo a farmi qualche domanda, cioè se fai battere per 2 anni da Sainz, che sappiamo che è un grande pilota, ma non è un Leclerc, non è un Verstappen, eccetera, né Hamilton. Quindi qualche dubbio su Norris cominciavo ad averlo, però ha cominciato in maniera praticamente perfetta la stagione, a parte quell'errore in qualifica, però glielo perdoniamo perché insomma i track limits sono un po' una roulette russa. Io veramente mi ha sorpreso veramente, veramente tanto. Me lo aspettavo più vicino a Ricciardo, invece sta facendo una differenza enorme, proprio lui, secondo me. Sta veramente andando forte. La McLaren probabilmente sta proprio estraendo il massimo dalla McLaren in questo momento. E credo che possa togliersi tante soddisfazioni quest'anno. Magari una prima vittoria in carriera, non so, potrebbe in una gara pazza, magari in cui Mercedes e Red Bull hanno dei problemi. Sarebbe molto bello, ecco, innanzitutto rivedere una McLaren vincere una gara, che è un team che merita di stare lassù, e un pilota così che è proprio aria fresca per la Formula 1. Meriterebbe, secondo me, di fare questo salto. Sarebbe la consacrazione definitiva per lui. Certo, ragazzi, che Verstappen, scusate, Ricciardo, se non dovesse, insomma, riuscire ad emergere in McLaren, si troverebbe più o meno nella stessa situazione in cui si trovava quando ha deciso di lasciare la Red Bull diversi anni fa. Non credete? Se Norris dovesse esplodere, soprattutto. Sì, perché alla fine un pilota giovane in squadra sul quale magari il team punta tutto. La differenza è che qui sei arrivato ora, mentre invece là c'era da più tempo rispetto a Verstappen. Quindi qui Norris ha Certo. più esperienza nel team, mentre invece a suo tempo era Ricciardo che aveva più esperienza nel team rispetto a Verstappen. Quindi sì, sono due situazioni forse diverse, ma che potrebbero evolversi in maniera simile. Volevo anche Sì. chiedervi, scusa Matteo, vai vai. No, scusami tu. Sì, come dice Gianmaria, sono situazioni un po' diverse. Magari questo è un discorso che sicuramente riprenderemo a fine anno, e vedremo insomma come sarà andata la lotta interna, tra virgolette, tra Norris e Ricciardo. Volevo anche chiedervi un po' dell'Alfa Tauri. La macchina abbiamo visto comunque molto competitiva, Gasly e Tsunoda sono anche abbastanza veloci, però poi in gara non è che chissà brillino così tanto. Gian Maria, tu che dici? La mia grande delusione di questo inizio di stagione, perché un po' ci ho
un certo affetto verso l'Alfa Tauri barra Toro Rosso, insomma, mi è sempre piaciuto come team. Mi dispiace molto, nel senso, sono passate solo due gare, quindi non si può dire granché. La macchina c'è, i piloti secondo me ci sono, però hanno commesso degli errori. Gasly in Bahrain ha sbagliato tamponando Ricciardo. Tsunoda, weekend terribile a Imola con l'errore in qualifica, andando a sbattere alla variante alta. E poi il testacoda in gara quando aveva sorpassato Hamilton. E poi vabbè, ci sono stati anche degli errori del team, bisogna dire la verità, perché far partire Gasly su gomma Couloette a Imola, mentre tutti partivano con le intermedie, è stato un azzardo che non ha pagato. Tra l'altro Gasly partiva quinto, quindi forse un azzardo anche inutile, a dirla tutta. La macchina c'è, devono concretizzare, ecco. Devono concretizzare, devono fare come hanno fatto l'anno scorso, che sono riusciti tante volte a sfruttare gli errori altrui per addirittura vincere una gara come ha fatto Gasly a Imola, a Monza nel 2020, che sfruttò appunto tutti gli errori di tutti quanti in pratica per andare a vincere. Sì, sottoscrivo quello che ha detto Gianmaria. Strategia con Gasly ad Imola inconcepibile, perché soprattutto partendo in quinta posizione dopo una qualifica fantastica di Gasly, veramente non ho idea di dove sarebbero voluti andare a parare partendo con le full wet. Magari fosse partito ultimo Gasly avrei potuto anche capire. Giochiamoci questo jolly e come va, ma partendo quinto è stato veramente un peccato, perché l'Alfa Tauri il passo ce l'aveva e avrebbero potuto segnare bei punti. Hanno perso, sembra abbiano perso il loro tocco, ovvero quello di concretizzare in ogni situazione, perché sono state due gare molto deludenti. Tra l'altro, ragazzi, non so se avete letto, ma Marco non perde, il consulente della Red Bull, non perde occasione per, insomma, punzecchiare Gasly. Anche questa volta ha continuato a ripetere che probabilmente Verstappen al suo posto lo avrebbe battuto sempre. Devo dire la verità, Gasly è stato molto maturo nella sua risposta, ha giustificato, insomma, sia il suo comportamento, o comunque appunto l'errore di strategia come avete sottolineato voi, ma ha anche difeso il compagno di squadra Tsunoda, deve ancora abituarsi, comunque molto veloce. Ragazzi, avete qualche altra questione da porre? Io riprendo queste ultime parole che hai detto su Helmut Marko, che io sinceramente non capisco il senso di alcune dichiarazioni. A questo punto, non so, facesse lottare tutti i piloti Red Bull e Alfa Tauri tra di loro, lotta libera, farebbe prima. Non so veramente quale sia il senso di voler affondare con queste parole un pilota che ha già toccato il fondo e sta risalendo tre volte più forte di prima. Quindi bravissimo Gasly nella sua risposta, molto matura. E non so, poi magari Helmut Marko sta cercando di motivarlo indirettamente a tutti i costi, però secondo me certe parole sarebbe meglio non esprimerle. Vero che Helmut Marko non è nuovo a dichiarazioni del genere, però veramente anche qui non ne comprendo lo scopo. Io sinceramente credo che Gasly appena può deve andarsene da quell'ambiente, perché comunque sei sempre all'interno del programma Red Bull, anche se sei in un altro team. Sappiamo che è un ambiente tossico, un ambiente che non ti riaccoglierà mai nel team A, diciamo, quando hai già fallito una volta, perché non l'hanno fatto con Kvyat nel 2019 e dubito che lo rifaranno quindi con Gasly, quindi io forse lui mi guarderei intorno. Più che altro volevo porvi una domanda io a voi due stavolta: cosa ne pensate del circuito di Miami, che
è appena stato annunciato. Sinceramente la vedo un po' grigia come pista, un po' meh. A me sinceramente sembra che queste piste più moderne sui circuiti cioè, insomma, circuiti cittadini moderni sembrano, non so, tutte uguali, che si assomigliano, non so, è come un miscuglio di curve di altri circuiti buttate in una pista cittadina. Quindi Miami sinceramente nemmeno mi ha fatto impazzire, ma senza alcun dubbio, tralasciando il layout della pista, ma tutto il contorno sarà sicuramente spettacolare, perché creeranno delle grandi location. Ma se devo valutare il layout in sé, no. Poi, ovviamente, considerando dal punto di vista marketing, fare un gran premio a Miami è tanta roba per la Formula 1. Però, se devo valutare il layout in sé, aspettiamo di vederlo nella realtà, ma dai primi render non mi piace. Io sono assolutamente d'accordo con quanto detto da Matteo. Diciamo che probabilmente la tendenza della Formula 1 è quella appunto di andare verso questi posti più per spettacolo, piuttosto che per, insomma, per creare in realtà lo spettacolo per i veri tifosi. Se ci pensate, guardate Imola, è stata una gara bellissima ed è una pista storica. Infatti, volevo anche dirvi che sono in trattative per cercare di lasciarlo in calendario. Sappiamo infatti che quest'anno e l'anno scorso era in calendario causa Covid, ma per il prossimo non si sa ancora. Diciamo che è dura, però ci stanno lavorando. Sì, Minardi sta facendo i cosiddetti salti mortali pur di riportare Imola nel calendario. Io, sinceramente, nel 2020 ero parecchio scettico, perché mi sarei aspettato una gara noiosa, perché Imola è un bellissimo circuito, ma il mio dubbio era: è un circuito per le Formula 1 moderne o sarà un trenino? E invece sono stato subito smentito, perché sia 2020 che 2021, per motivi diversi, sono state due, a mio parere, bellissime gare. Sì, io sono d'accordo, sarebbe bellissimo per la pista, perché a parte la storia che è immensa, il circuito che è immenso, il circuito stesso è fantastico, vecchia scuola e tutto, è anche un circuito che va bene per le Formule 1 moderne, perché c'è un rettilineo comunque lungo in cui si possa passare, quindi non è male. Io sotto questo punto di vista però sono un po', la storia di fare più gran premi in uno stesso paese non mi ha mai allettato troppo, devo dire la verità. Quindi diciamo che sarei molto felice di avere Imola in calendario un'altra volta per la bellezza del circuito e tutto. Però mi dispiacerebbe se prendesse il posto, non lo so, di un altro paese che può essere, può avere una certa attenzione, no, dal punto di vista internazionale, grazie alla Formula 1. Certo. Un Ho po' una una domanda per bestialità, voi. però, se vi rendete conto. Ho un'ultima domanda per voi due. Chi vince? Provateci. In Bahrain io dissi che avrebbe vinto Hamilton, e così, così è stato. Non so, ridico Hamilton per domenica. Gian Maria? Allora, giudicando dalle caratteristiche della pista, secondo me la Red Bull potrebbe avere qualcosa in più, perché in Bahrain è stata molto forte in accelerazione, nelle curve appunto in cui serviva tanta accelerazione. Però per non dire sempre Verstappen, dico Perez, perché si deve riscattare da un weekend atroce ad Imola. E Perez, senza dubbio, grandissima delusione del Gran Premio di Imola, soprattutto dopo una qualifica del genere, dove ha sfiorato la pole, seppure con una mescola più morbida, però era lì, e gara, come ha detto Gian Maria, atroce. Assolutamente. Ragazzi, inoltre vi ricordo che se Hamilton fa la pole sabato, 100 pole.
Imbattibile. I record sono fatti per essere battuti, però Giusto. 100 pole, 100 pole sono tante, 100 pole. Assolutamente. Ragazzi, No. ricordo un attimo gli orari per il weekend. Sabato la gara alle 14, alle 16, scusate, mentre invece anche la gara appunto domenica sarà alle 16. Ringrazio Gianmaria, ti ringrazio Matteo, vi ringrazio tutti per Grazie a te, averci Alessandro. seguito e vi ricordo Grazie. di iscrivervi al canale YouTube. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Grazie.